che entrino prima quelle che hanno acquistato il libro lì, ma cioè, in teoria nei firmacopie, quando uno non ha il libro, può entrare dopo che sono entrati tutti quelli col libro. Il mio problema sono i numeri che non faccio in tempo a incontrare anche quelli senza libro. Cioè, nel senso, puoi venire lo stesso, però non ti assicuro assolutamente che ti incontro se non hai il libro, perché dopo un po' diventa tardi e quindi sapete o tutti o nessuno, se magari siete 100, 200, 300 non c'è tempo, io assicuro solo di incontrare quelli che ce l'hanno, perché è un firmacopie. Invece nei centri commerciali non serve il libro, potete venire senza nulla, però con i Napoli è un firmacopie. Ciao Sabri, ti amo, ti adoro, verrai mai a Bergamo? Beh, Bea, io a Bergamo vengo 2 volte l'anno, cioè vengo sempre a fare gli eventi a Bergamo. Quindi basta sicuramente aspettare un pochino e arriverò a Bergamo. Come si chiama il libro? Come? Come si chiama il libro? Libro? Leggiamo un fumetto insieme, ok? Apro a caso. Pam! No, raga, dovete sapere che... No, questa ve la racconto. Non so se avete visto, se avete letto Cavolini. In pratica, questa è una scenetta, è un libro a fumetti Cavolini, che è un tributo ai Peanuts. E qua praticamente c'è Sasha che dice: "Amore, hai detto che oggi mi cucinavi una cenetta romantica." Io: "Sì, amore, non me la sono scordata." Mentre intanto sto facendo il bagno a Zack. Sotto: "Sei pronto? Un menù grande con bibita il prima possibile." Mentre asciugo Zacco: "Tadan! Gli ho ordinato il McDonald's. Guardate a cena, lume di candela con gli accendini." Dovete sapere che quando ho proposto alla mia agenzia e in questo caso a Rizzoli di fare il mio libro, io avevo già in mente le scenette, quindi ne ho fatte disegnare tre a Pio, quando ancora Cavolini non esisteva, non aveva neanche un nome. E questa, il caso vuole, che è una delle tre che ho fatto disegnare. Una è quella che arriva a Zorro, quella che ho nelle felpe, una è questa qua. E l'altra è quella con Zack, che io sto scendo di casa e non voglio portarlo nel passeggino e dico: "Amore, non mi guardare. È inutile che mi guardi. Amore, sto scendendo, non mi guardare." E poi torno indietro a prendere il cane e dico: "Cavolini." E sì, queste qua sono le tre vignette che avevo disegnato con Pio prima di proporre il libro. E poi è piaciuto tantissimo e quindi abbiamo deciso di farlo. Poi, ciao Sabri, mi manchi tantissimo, spero di venire a Ferrara, mi viene da piangere. Ma ti viene da piangere di gioia o di tristezza? Spero di gioia perché mi incontri a Ferrara, eh? Dis a Tudor che puzza quando vieni a Ferrara, così per divertimento. Ultima donazione. So che ti interessa tantissimo. Presto ritorno in Francia per lavoro. Ma poi non ti puoi fare il bidet in Francia. Sapevi che, cioè, se hai visto il mio video di oggi, lo sai. Anche mia nonna sa che in Francia non c'è il bidet. Non me lo aspettavo da mia nonna che lo sapesse. Cioè, solamente le nonne non sanno che in Francia non c'è il bidet. Mia mamma non c'è mai stata in Francia. Amore, ho più di 400 euro del tuo merchandise. Cosa hai prodotto? Più roba di quelle che ho io. Hai preso 346 cose. Amico. Amico. Sto parlando con te, amico. Mi scegli un paio di domande. Siamo in live da un'ora, raga. Io devo andare a mettermi a fare adesso un po' di bracciali, un po' di collane per Malpensa. Perché a Ferrara non so se riesco a portarle, perché io arrivo molto dopo il merchandising. Quindi o ve li, cioè nel senso li metto nello shop dopo, o non riesco a portarle. Ci saranno le maglie felpe a Reggio Calabria? No, perché ai firmacopie non c'è. Lo shop c'è soltanto agli eventi, quindi a Ferrara ci sarà, a Malpensa ci sarà, ma purtroppo ai firmacopie non c'è il merchandising. Cioè, sicuramente a Napoli c'è quello falso. Ma io non ve lo firmo, quindi non lo comprate perché vi staccano le cose. No, ma sono veramente già in live da un'ora, Andre. Quando parli da solo non ti si ferma più. Hai ragione, io parlerei anche con i muri. Hai mai pensato di mettere l'abbonamento al canale? No, no, cioè ho pensato a non farlo perché per ora la trovo una cosa stupida, nel senso che probabilmente lo farei se avessi un motivo importante. Che però ora non ho questo motivo. Se non sapete cos'è l'abbonamento al canale, in realtà non lo so nemmeno io molto bene. Se è come quello di Twitch, è una donazione, diciamo, mensile. Da quanto è? 5 euro? Non lo so. 5? Non puoi metterla di più, vero? È un supporto al canale che praticamente le persone supportano questo canale dando 5 euro al mese perché le persone usano questi soldi per fare qualcosa. Vi faccio un esempio: gli youtuber piccoli magari possono fare
possono comprare l'attrezzatura per i video, c'è chi fa cose, e io per ora non saprei, nel senso, non avrei un motivo per farlo, e quindi non l'ho mai fatto. Vedete, sono attive le donazioni, chi vuole fare la donazione qua in live la può fare, e i soldi vanno a Save the Children. Tra l'altro avrete visto il video di Sasha, abbiamo adottato un altro bimbo, adesso ne abbiamo due, abbiamo Dorothy dal Malawi e Rabi dal Nepal, e io sto cercando di adottare davvero, proprio portarlo in Italia, un bimbo dal Kenya. Adesso stiamo capendo se le procedure sono fattibili, perché sapete che in Italia l'adozione è una cosa lunghissima, vi parlo di tranquillamente 5 anni. No, non ti adotto, tanti di quei soldi allucinanti, e devi essere sposato da tanti anni, quindi sto cercando di capire se si può fare in un'altra maniera. Io vorrei adottare un bambino bisognoso, molto bisognoso, e quindi nero, perché mi piacciono i bimbi di colore, anche per una roba che la gente deve capire, che il razzismo non deve esistere, tutte queste cose qua. Non sono razzista contro i bianchi. E quindi, vediamo se si avvereranno queste procedure, cerchiamo di capire. Sabla, volevo dirti che ti voglio bene, nulla. Grazie, Flavia. Il bimbo nuovo è maschio o femmina? Rabi, nonostante sembri una femmina, perché è un bambino bellissimo. La foto ce l'ha Sasha, è proprio un bambino bello che a primo impatto sembra una femminuccia. In realtà è un maschietto, è proprio bello, ha questa faccia bella, questi lineamenti stupendi. È bello! Bino Panino, carino Bino Panino, un bacione a Bino Panino. Mattia, sei mai stata a Cremona? Sì, mi sembra che abbia fatto un evento a Cremona, tra l'altro recentemente, quest'estate, mi sembra di aver fatto Crema o Cremona, uno dei due. Porterai i bracciali a Bergamo? Ma non... La prima, dove si compra, cavolino? In ogni libreria. A Bergamo non ho ancora la data. Comunque, esattamente a Bergamo sono centri commerciali, quindi sì, lo porto allo shop. Sabri, sono entrata al backstage a Follonica. Ti ricordi di me? Sabri, non si sente quando parli, la musica è alta. Ah, basso allora. Fammi pensare, Follonica dov'era? Il Made in Internet? Siete entrati un po' di backstage, dovrei vedere la tua foto. Se sei la bionda mi ricordo di te. Perché ti ho fatto entrare io. Poi, Andre, sto aspettando te per le domande, Qual è la tua città preferita? Ma la città italiana o città del mondo? Ma non c'è scritto. Allora, se dovessi scegliere una città italiana, la mia città preferita. Non lo so, non saprei cosa rispondermi come città preferita. Del mondo, diciamo che tutte quelle che ho visitato. Allora, città preferita. A livello di bellezza, penso che vi direi Tokyo. A livello di... se potessi andarci un giorno, sicuramente andrei in Africa. Se devo scegliere una città che ho visitato, probabilmente adesso vi direi che andrei a Watamu, sicuramente. Sì, esatto, assolutamente sì. Poi, Andre, altre domande? Ciao Sabri, come hai conosciuto Peo? Ciao Sabri, come ho conosciuto Peo? Ho conosciuto Peo perché Peo disegnava anche... ha disegnato il libro dei Miz, gli ha disegnato qualche maglietta, e quindi quando veniva qua da Sasha ho conosciuto Peo e è diventato mio grande amico. Poi... Ma è vero, raga, mi piace un sacco questa canzone, quanto è bella. Cosa, Andre? Ma è vero che ti trasferisci in una nuova casa? Sì, stiamo cercando una nuova casa perché abbiamo bisogno una stanza in più, assolutamente, perché comunque avere 11 gatti non è facile e ci serve una stanza assolutamente in più. Però rimarremo a Milano, No, bambino in arrivo, raga, fidatevi. Anche perché non sarei potuto andare in Africa se c'era un bambino in arrivo, quindi andate tranquilli. Poi, Bino Panino mi ha scritto: ti voglio un mondo di bene. Ma che bello è Bino Panino. Comunque, 1:05. E sono le 10:20. Visto che qualcuno di voi diceva che era 9:30 deve andare a letto, io direi che adesso qualche minuto e stacco, perché devo sparecchiare, lavare i piatti. Ora, tipo, ogni volta che mangio poi lavo i piatti e le pentole. Quanto sono brava. E pulisco la pipì di Crimi, perché mi fa la pipì in giro. E quella di Sasha. Scegli un'altra domanda, Andre. Vuoi una chiesa? Sudano. L'avevo letta
anch'io. Perché non dovrebbero sudare? Sono degli animali normalissimi. Preferisci Giulio o Andre con l'H? Posso essere tua moglie da Rimini. Certo, moglie da Rimini. Non si può preferire tra due amici. Ovviamente Andre. Vai avanti. Ma non è vero, sto scherzando. Giulio è il mio daltonico preferito. Guarda, Giulio, questo qua è verde. Non saprai mai se è verde o rosso. No, raga, sto scherzando. Giulio è mio amico da veramente da tantissimi anni. Non avete la minima idea di da quanti anni siamo amici. E sapete che io e i miei amici guai se me li tocchi, impazzisco. E poi mi piace molto prenderlo in giro, come avrete visto. Salva la live, please. Mi hai calcolato troppe volte. Vostro denaro ti impicco con sto braccialetto del Kenya. Dov'è Sasha? In camera sua. Va bene come risposta? Io devo fare io le quelle domande. Vabbè. Cacche. Super cacchi. Io vado a lavare i piatti. Fugico. Io vado a lavare i piatti. Vado a... Boh, probabilmente a fare qualche braccialetto. In realtà sono molto stanca, ho tanto sonno. Mi sto alzando presto tutti i giorni. E quindi domani dormirò. Non è vero, devo alzarmi a fare l'inciulina al cane. Quindi vi chiedo soltanto una cosa. Di mettere uno screen di una live, cioè della live di oggi. Uno screen che volete, magari adesso ve la faccio. Dove magari mi dite se vi piaceva la roba della palestra, della ginnastica. Perché è una cosa che mi piacerebbe davvero fare, una roba da un quarto d'ora, 20 minuti al giorno, dove facciamo un po' di ginnastica giornaliera, voi la fate insieme a me così ci sistemiamo un pochino il corpo, e ditemi quando volete le live, che cosa vi piace in live, se chiacchierare, giocare, a che cosa giocare, spiegatemi un po' tutto, perché oggi guardo tutti i commenti, ricordatevi hashtag la Sabri mi ama, perché io guardo da lì, non guardo i tag, così almeno riesco a scorrere tutti velocemente. E ti volevo chiedere come spiegare ai miei che sei importante per me, che YouTube mi ha cambiato la vita, sei tutto per me. Franci, capisco cosa intendi, avete ragione, devo fare un video che vi dico che dovrei fare da mesi, perché tanti genitori non capiscono, perché vi vedono davanti al computer tutto il giorno e pensano che sia solo una cosa negativa. Franci, lo faccio questo video, promesso, promesso, per te. Sabri, ti voglio tanto bene, verrai ancora a crema? Penso in estate, sicuramente in estate mi danno crema, cremona, quindi spero di sì. E il mio maritozzo da Monopoli. Vai a trovare mio zio abita a Monopoli e ha tipo 50 gatti. Detto questo, cacche, vi voglio tanto bene. Vi mando un bacio grande grande, mi scappa uno starnuto e aspetto lo screen su Instagram. Come lo facciamo lo screen su Instagram? Aspettate. Pugi! Facciamo uno screen per voi, tipo così. Pugi mi ha rubato il pennarello. Mi raccomando, per me è importante non la foto, ma quello che scrivete sotto per poi programmarmi tutti i futuri mesi. Vi voglio tanto bene, Andre vi vuole tanto bene? Scoiattolo. Scoiattolo. Ci vediamo domani con il video del Caio delle Trezzine. A domani. Andre, arrivo, che c'ha la copertina. Ciao, cacche.